Ragazzi, credo che siamo live, giusto? Sì. Viva! Buonasera a tutti, questa sera non Buonasera. siamo chiacchiere digitali, siamo dalle chiacchiere alla pratica. Ciao a tutti. E niente, diciamo che dovremo darvi qualche aggiornamento su un'idea che ci è venuta qualche settimana fa in merito ad un progetto che in realtà è un test che abbiamo fatto per divertirci. Con Fabio, Luca, Daniele e Paolo, che adesso non c'è, ma potrebbe raggiungerci più tardi. Volevamo far vedere un po' quali sono le fasi attraverso le quali si crea un progetto da zero, quindi anche la fase, insomma, dell'analisi preliminare, l'indagine, quella che è la questione della creazione del naming, la brand identity, tutto quello che riguarda la parte della scelta del payoff. Tutte le attività connesse a livello digital per posizionare il brand e posizionare eventualmente le query che si scelgono di inserire nella strategia digitale, eventuale strategia di advertising con annunci a pagamento oppure Google Shopping, eccetera, eccetera. Insomma, non mi dilungo più di tanto perché poi con i miei colleghi, insomma, vi illustreremo che cosa abbiamo fatto finora e che cosa vorremmo fare. Vorremmo sentire un po' di vostri pareri in merito alla cosa. L'ultima volta ci siamo lasciati con l'idea del cacao crudo, con la quale sono nati degli spunti interessanti con qualche partecipante in diretta, sia per la questione del green come concetto, insomma, legato alla sostenibilità, sia per quanto riguarda la questione della cucina botanica. Ci sono anche altri valori che, insomma, abbiamo visto poi facendo le varie analisi, e ci sono diverse cose delle quali parlare. Ho condiviso in diretta quello che è lo schermo con alcuni spezzoni dell'analisi che abbiamo fatto, quindi questo è tutto per ora. Ragazzi, lascio la parola a voi. Chi vuole cominciare? Cominci pure. Fa piacere che volete cominciare tutti e due. Chi comincia? No, non vi sento, raga. Non Allora, diciamo vi sento. Vi sento che a tratti. magari comincia Luca a spiegarci un attimino lo studio appunto del nome del brand e un pochino quello che abbiamo pensato anche come colori da adottare per questo tipo di progetto. Va bene, per me va bene, è uguale, come volete. Partiamo dalla base, in Ci dici tu sostanza, poi qualcosa allora, magari. Luca? Sì, allora noi siamo partiti dall'ultima volta che abbiamo fatto la live. Mi ricordo con la condivisione schermo incominciò a tracciare, insomma, quello che potevano essere i primi sketch. Poi, questo lasso di tempo abbiamo fatto un po' di analisi. Abbiamo visto come si comportano i ipotetici competitor. E in effetti è un mercato all'interno del quale lo stile comunicativo è molto simile, quindi anche da questo punto di vista cerchiamo di progettare un qualcosa che possa entrare a pieno. I colori, quindi la scelta cromatica cade inevitabilmente sul verde, campionato da quello che può essere una foglia, un albero, insomma il verde inteso come ecologia, natura, e che si associa direttamente alla parola bio, biologico, che è uno poi dei valori, dei concetti che abbiamo analizzato anche la volta precedente. L'altro colore chiaramente è quello del cacao, che può essere, diciamo, di varie tonalità, il marrone ovviamente, e proprio perché parliamo di cacao crudo, anche il tipo di marrone è abbastanza chiaro, cioè molto più marroncino. Tutto questo riportato su uno sfondo bianco, quindi il colore, diciamo, di base, almeno negli sketch che abbiamo fatto, non so se Antonio intanto può mettere Sì, qualcosa. sì, te lo metto subito. No, perché infatti non stavo condividendo lo schermo proprio perché pensavo che, ecco, Ok, appunto, cominciamo da diciamo, qui. queste sono le immagini di quello che stavamo facendo l'altra volta offline. Va bene, tutti Quindi ragazzi, tutto lo schermo. marroncino. Scusa Antonio, dicevi? No, dicevo, si vede lo schermo? Sì, meno ne lo vediamo. Dicevo, Ok, quindi perfetto. appunto il marroncino è proprio un colore tipico del cacao. Non so se da questo video si vede anche le due immagini che scelsi per campionare i colori. Poi,
Comunque, vabbè, il concetto è questo: natura, cioccolata, biologico, qualcosa che fa bene. Noi stiamo cercando di creare un prodotto che queste... Sì. Io cambiano direttamente i colori da due immagini, ovviamente prese da internet, che raffigurano una la foglia, che simboleggia, come dicevo all'inizio, la natura, e l'altra la polvere di cacao, preferibilmente con questa gradazione un po' più chiara, proprio perché si differenzia da altre lavorazioni di cacao, perché noi stiamo parlando di cacao crudo, che in effetti è il prodotto nello specifico che noi stiamo trattando per questo diciamo, progetto. E dicevo, il bianco, l'unica cosa che non ho spiegato, così facendo delle analisi anche sempre attraverso i competitor, è un colore che richiama la purezza, la genuinità anch'esso, e chiaramente è un colore da contrasto, che fa contrasto con gli altri due che ho citato poc'anzi. Per quanto riguarda quella linea, chiaramente stiamo parlando di una fase embrionale, era giusto così per tirare un capo a terra insieme a... il video, Luca, perdonami. Non ho capito, perdonami. Cosa hai detto? Dicevo, lascio a questo punto qui, puoi ancora le immagini di... puoi anche skipparlo, perché tendenzialmente sto facendo un riassunto di quelle che saranno state, ecco, un bel po' di minuti che abbiamo parlato insieme. E simultaneamente, mentre io giochicchiavo a fare un po' di sketching su Illustrator, Antonio faceva l'analisi del caso, ci confrontavamo, poi ci siamo confrontati anche con gli altri, con Daniele, Paolo, Fabio, chiaramente tutti noi che facciamo parte di questo, insomma, di questo progetto. E quindi dalla leva della analisi si vince questo, insomma, che tutti i brand competitor si avvalgono di questo tipo di valori. Noi nello specifico abbiamo deciso di affrontare questa scelta, la scelta appunto dell'autenticità, della genuinità. Ovviamente se qualcosa mi sfugge, correggete, chiaramente. E, sì. Questo è quanto. Dicevo, l'ultima cosa, noi almeno in questi esempi, come si vedono in questo video registrato, ci stiamo concentrando non tanto su un pittogramma, ma bensì sul logotipo, che racchiude appunto i due colori che dicevo prima, i due colori del brand. Questa sorta di scia, che poi chiaramente lavorandola, andandola a definire, tutto il processo che ne verrà poi di conseguenza, questa è giusto una reference per capire più o meno su che base iniziare, rappresenterà quello che è il dinamismo del prodotto che vogliamo fittiziamente vendere, e anche il concetto di foglia, sempre legato al colore, come dicevo prima, che parte dal marroncino appunto dal cacao, cioè quindi partire dal cacao per raggiungere il benessere attraverso il biologico. Queste sono in due parole più o meno le analisi e le conseguenti, diciamo, parti pratiche che stiamo mettendo insieme. Cioè, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, più o meno queste sono le... Poi chiaramente, anzi, scusate, che guardando ovviamente i nomi, sono state fatte anche diverse scelte in base proprio al nome da attribuire a questo marchio. E allora, sempre basandosi sull'analisi iniziale, quindi guardando un po' il mercato, questo tipo di mercato, anche lì qualcuno gioca giocato su qualcosa di più fantasioso, ma si sono tutti quanti attenuti a mettere il prodotto nel nome, cioè proprio perché non è un prodotto così commercializzato, se ancora in crescita, molti tendenzialmente mettono il nome stesso all'interno, il nome del prodotto stesso all'interno del brand. Noi ci siamo tenuti a questo, poi c'è una parte un po' più tecnica che lascio dire ai ragazzi del perché poi è stata scelta tra queste varie scelte cacao crudo bio, che anche se abbiamo fatto diverse scelte cacao biofit, perché si appunto cercava di concentrare un pochino tutto. Da cosa volevamo partire, Luca, con cacao biofit, così magari lo spieghiamo pure in diretta e poi dopo ci andiamo verso quello che è stata poi la scelta finale, così magari raccontiamo cacao biofit, da quale idea partiva e poi perché abbiamo cambiato rotta. Vabbè, è chiaro che quando si cerca un nome si parte prima di fantasia, la prima cosa che ti viene in mente, l'abbiamo detti tanti. A un certo punto, sempre basandosi però sui primi dati che ci arrivavano, siamo partiti da
bio cacao, bio cacao fit, tutta questa combinazione fit cacao, cacao bio, cacao bio fit. Abbiamo cercato in qualche modo di trovare l'assonanza da un punto di vista anche, diciamo, visivo e sonoro, ma quello, questo lo volevo lasciare insomma dire a voi, anche da un punto di vista di query, ce lo accenno soltanto, che appunto noi vogliamo dimostrare attraverso quello che stiamo facendo tutte le fasi di un progetto del genere, e soprattutto l'armonia che ci deve essere all'interno delle varie, dei vari settori che compongono il marketing. Perché ad esempio io che mi occupo della parte prettamente grafica, un pochino creativa, è chiaro che mi vado ad interfacciare con chi è tecnico, ma che comunque deve avvalersi anch'esso di un guizzo artistico creativo, per far sì che attraverso i dati tecnici, attraverso quello che può essere una formazione un po' più visual, insomma, si trova una quadra. Ripeto, non voglio tra virgolette spoilerare la parte e solitamente della... no, diciamo, ma... scusami se ti interrompo, lì solitamente poi si va a finire a volte anche in rissa, diciamo così, fra la parte creativa e la parte tecnica. No, scherzo. No, vabbè, ma non funzionerebbe se non fosse così, nel senso che è chiaro che nel momento in cui si crea il dialogo tra diciamo l'eterna lotta tra il bene e il male, poi lasciamo agli spettatori decidere chi è bene e chi è male. Aggiungo una questione al volo, no? Sì. Ormai l'esperienza di navigazione dell'utente è fondamentale. Se il sito è brutto, si posiziona peggio. Cioè, se è brutto, all'utente non piace, ma anche in una campagna shopping, se il packaging del prodotto ti presenta malissimo, sei fregato. Cioè, trasmetti male il tuo messaggio, l'immagine comunica tantissimo, è sicuramente un fattore discriminante. Apro una piccola parentesi appunto per ciò che concerne Google Ads, che cosa ci siamo un pochino detti. Sostanzialmente qui ci sono delle persone che cercano già cacao crudo e lo cercano in vari modi, lo cercano in polvere, in pave, oppure cercano prodotti a base di, da pesti a creme, varie cose. Quindi, a scopo prettamente, cioè, il nostro è un gioco, no? Un esperimento, non abbiamo realmente del cacao da spedire, quindi se dovessimo fare una campagna dovremmo decidere come muoverci. Le strade sono diverse, quindi la classica parte di display, dove potremmo con delle buone creatività, delle buone immagini, andare a far conoscere alle persone che hanno dimostrato un certo interesse nel food, nel green, un'alimentazione etica, eccetera, che c'è questo prodotto con certe caratteristiche. Poi fare una campagna su rete di ricerca classica per le parole chiave che ci rappresentano, o alzando il funnel per chi cerca cose un po' particolari, quindi da cibi esotici, nuovi gusti, una ricetta particolare, anche se sono ambiti che forse è meglio lasciare alla SEO. Sicuramente questa SERP è oggi dominata dalla parte shopping, che ci pone un grande problema: non avendo noi realmente il prodotto, la shopping funziona solo se abbiamo il prodotto. Quindi se dovessimo fare questo test dovremmo far finta che sia davvero possibile acquistare il prodotto, o non avremmo accesso all'area dello shopping. E allora si vada in shopping, alla fine non si tratta di fare miracoli, cioè non è una serp complicatissima, se la giocano in pochi, tutto sommato, anche nella parte ADD, quindi una buona immagine prodotto, un prezzo, ecco, una cosa divertente sarebbe anche capire come posizionarsi nei prezzi, no? Quindi andare a capire dove c'è la nicchia di prezzo per distinguersi e emergere un po'. Su shopping, a Parigi Team, il prezzo è ovviamente un fattore determinante, ma in questo caso ognuno è produttore di se stesso, quindi non si pone la problematica del GTIN, o almeno molto poco, quindi potremmo anche un po' divertirci con i prezzi esposti. Sicuramente ci fa comodo avere comunque più prodotti per riuscire a intercettare le varie richieste, le varie esigenze del consumatore, piuttosto che avere il monoprodotto. Questo insomma sarebbe sicuramente interessante, però insomma non dovrebbe essere una cosa particolarmente difficile. Sembra anche abbastanza che tipo di prodotti potremmo, che tipo di prodotti potremmo provare a, diciamo,
diciamo sponsorizzare, non proprio vendere, perché non è proprio... Non possiamo vendere perché non esiste, però la polvere e le fave secondo me sarebbero le principali. Dopodiché dovremo vedere se appunto qualche crema, un pesto o qualche comunque associazione particolare, anche se in un ambito del genere, secondo me, anche sulla parte organica che ti può divertire tanto, o se riesci ad avere una comunicazione bellina, anche i social potrebbero essere efficaci, no? Se noi riusciamo a presentare un Sì, prodotto che ha determinante. alcune peculiarità, è un po' diverso, può essere quello che dà un tono diverso a una cena, proponendo un piatto rivisitato, semplice, no? Un po' divertente, un po' nuovo, può essere anche una cosina che si veicola bene sui social, che ti dai là, poi ci fai il marketing su questa gente, o con la TV o su Facebook, li portiamo a casa. Sì, anche perché con la questione legata alla ricetta, alle ricette, il trend ricetta botanica di cui parlavamo qualche settimana fa con uno degli spettatori, diciamo è interessante, vedendolo anche come trend di ricerca per le ricette con il cacao crudo, cioè il cacao crudo viene usato spesso come ingrediente per ricette di natura botanica, vegana, cioè ci sono diversi utilizzi e impieghi che ne vengono fatti. Poi la cosa interessante, appunto mi collego a quello che stavi dicendo tu Fabio, a livello organico sarebbe anche creare dei contenuti focalizzati su quella che è la produzione proprio del cacao crudo, cioè si parlava ieri anche con Paolo della questione legata al perché il cacao crudo anni fa insomma non veniva venduto come cacao crudo. E oggi da poco, insomma, è stato inserito nella vendita principalmente all'ingrosso, però anche al dettaglio ci sono fra le barrette energetiche il cacao crudo in polvere ci sono diverse cose e diciamo sarebbe interessante capire come mai, cioè che differenza c'è appunto con il passato per poter poi andare a vendere il cacao crudo online oggi. Quindi la questione legata alle proprietà, il fatto che comunque il cacao crudo ha delle proprietà energetiche, anzitutto, popolazioni azteche e Maya, vi condivido un attimo la parte dello schermo che ne parlava, che l'abbiamo incrociata prima. In effetti, eccola qui, in effetti le civiltà indigene lo usavano un po' come diciamo ingrediente per i rituali, insomma, per stimolare sostanze come dopamina, serotonina, ormoni della felicità, cioè ci sono veramente diverse cosucce da dire su questo tipo di discorso, Diciamo quindi. che tutte queste informazioni potrebbero creare uno storytelling molto interessante anche sui social e sulle varie piattaforme da questo punto di vista. Esatto, Sì. con l'attenzione di non scadere mai anche se funziona, però bisogna stare attenti a non scadere nel miracoloso, perché molto spesso la Beh. comunicazione legata al cibo, soprattutto al cibo, fra virgolette, di moda, che quindi fa una stagione e poi va nel dimenticatoio. C'è stata la quinoa, il tofu nambur, fanno un anno dove con quello risolverai tutti i mali del mondo. Quindi, secondo me, bisogna stare attenti a non scadere nel miracoloso e non decantare doti che non ci sono. Ma una comunicazione seria, che appunto vada anche con una informativa o spiegando davvero le ragioni storiche e oggi riattualizzate, che hanno portato all'utilizzo di certi prodotti, secondo me sono argomenti molto emotivi e quindi capaci di andare proprio a prendere le persone nel loro sentimento. Se riesci in ciò, hai Certo. fatto gol. Ma poi la cosa interessante è il fatto che il cacao crudo, diciamo, sia principalmente prodotto chiaramente nelle zone dove ci sono le piante di cacao. Quindi dico una cosa ovvia, però ci sta tutta, cioè in Italia non abbiamo fatto la scoperta dell'acqua calda, però in Italia non abbiamo chiaramente piantagioni di cacao. I pochi venditori di cacao che ci sono lo vendono di importazione. Quindi sostanzialmente comunque i paesi dai quali proviene il cacao, che cresce naturalmente come piano, in quanto pianta, sono l'Africa, l'Asia, il Nord America, c'è la Colombia,
tutti i paesi che non hanno nulla a che vedere né con l'Italia né con l'Europa, quindi sostanzialmente di importazione poi quella che è la vendita che viene fatta. E niente, poi vabbè, c'è la forma del cacao crudo, che cioè della fava di cacao crudo, che sembra quasi quella di un dattero. Se ne parlavo ieri, mi pare, con Fabio al telefono di questa cosa, mi sembra. È carina, ma anche un po' ambigua, nel senso che guardandolo così a me non fa venire voglia di mangiarlo. Però magari, ecco, di questo invece ne discutevo con Luca, magari il sapore potrebbe essere, insomma, piacevole. Non lo so, poi è da provare, non ho mai provato il cacao io non l'ho mai assaggiato, ma se fino ad ora lo mangiavano cotto, che richiede più tempo di quello crudo, secondo me il cotto è più buono. Infatti Antonio, se ti ricordi bene, noi affrontavamo, così come l'avevi fatto il discorso, poi dal punto di vista visivo, quando abbiamo fatto la scelta delle immagini da campionare, proprio di primo impatto l'immagine della ciotolina con la polvere, quindi il cacao già tritato, ti dava un senso di genuino, di buono, di gustoso, molto di più rispetto all'immagine. Quindi anche sì, per questo, infatti parlavamo proprio di questo l'altra volta. Anche per questo ne abbiamo deciso di scegliere un colore un po' più chiaro, proprio per ricordare la fase sicuramente più attraente di quella che è il cacao crudo, non certo questo. Secondo me, certo, questo è un tipo di consumo, era un po' emerso nei discorsi, no? Comunque di carattere etico, cioè la persona che tendenzialmente acquista questo prodotto è una persona interessata ad alcune tematiche, come appunto biologico, eccetera. Quindi sarebbe sicuramente da specificare bene, sì, che i nostri fornitori teorici sono aziende che, pur essendo in posti, in paesi del terzo mondo spesso, la filiera è, in tutte le sue componenti, garantita nel rispetto del lavoratore, di tutte, certo, le cose, insomma, che siano fatte in modo corretto ed etico. E che quindi, se il prezzo non appare bassissimo, è proprio perché non è la farina che devi acquistare tutti i giorni e diventa quindi fondamentale quanto costa. Questo è un utilizzo sporadico, ma è un prodotto di qualità. Certo. Assolutamente. Mi collego a quello che diceva prima Daniele, anche se è un po' prematuro parlare appunto già di storytelling, di quello che può essere pubblicato sui social, però è interessante collegarsi sempre all'articolo che hai fatto vedere prima della popolazione indigena, insomma, e partire da lì e arrivare fino al quotidiano, perché questi sono prodotti che funzionano solo attraverso le testimonianze delle persone, cioè sono prodotti che una persona, sì, qualunque, o anche un influencer, appunto, tramite le stories, per esempio, che possiamo trovare su Instagram, giorno dopo giorno può dimostrarci come può gustare un prodotto appetitoso, però che ti fa sta bene e ti fa vivere, tra virgolette, leggeri. Quindi passare da quella che è una popolazione indigena, che è tutto purché una popolazione collegata sui social, alla vita di tutti i giorni attuale, quindi potrebbe essere così interessante. Infatti sarebbe fantastico se esistesse un'altra cosa che vi volevo condividere con influenza. Ragazzi, scusate se mi accavallo, mi arrivate in ritardo, perdonatemi, stava parlando qualcuno, mi arrivate un po' in ritardo per questo. Chi stava parlando? Si è sentito. Vabbè, comunque diciamo che l'influencer è la chiave, comunque, da questo punto di vista, di volta per arrivare comunque al popolo, ovviamente, dei social, da questo punto di vista, nel senso che sono prodotti come Fitvia, come altri prodotti che vengono venduti in polvere, dietetici, ma magari diuretici, che fanno bene alla salute, in sostanza. E il canale principale che viene utilizzato per questi prodotti è, come dice Luca, alla fine l'influencer, quindi codici sconto e così via. Sì. Un'altra cosa che sarebbe carino presidiare potrebbe essere entrare in contatto con tutte le varie reti di acquisto eco e solidale, per capire se potrebbero essere interessate a delle forniture, sì, più grosse, e l'aspetto un po' grossista, cioè proposti a bar, attività di quel tipo, quindi andare a intercettare quel tipo di ricerca
per fornire appunto anche nel bar qualche cosa da bancone un po' diverso, un gusto nuovo da far assaggiare ai clienti ad alta marginalità, perché comunque c'è molta poca concorrenza. Quindi tu dici, ma a livello di bakery pure si potrebbe pensare di fare una cosa del genere. Bakery, quindi voi dite di farlo comunque assaggiare all'interno di queste piccole attività? Sì, se avessimo il prodotto, sì. Potrebbe essere interessante, insomma, in quel caso, certo. Comunque magari tramite... Quando esce un nuovo prodotto che comunque ha almeno un minimo di concorrenza, la prima cosa è quello di offrire degli omaggi per ovviamente cercare di capire se il prodotto va, se il prodotto non va, se ovviamente da parte dell'impresa, quindi che può essere un bar, un ristorante, ci sia comunque una risposta da parte della clientela, e sulla base di questo poi ovviamente capire anche diciamo noi come in questo caso il prodotto si muove a livello commerciale, perché giustamente non essendoci un vero e proprio mercato consolidato dove c'è ovviamente una concorrenza consolidata, diciamo può essere molto variabile in sostanza, almeno penso come? Però dicevo, qualche competitor c'è, però non sono moltissimi, cioè c'è poca roba, insomma. No, ma penso che pochi si muovono in questo senso, capisci? Questo dicevo. Cioè, quello che ha detto Fabio, per esempio, andare nei bar, sono cose che anche se ci sono non vengono molto sponsorizzate o proposte a livello commerciale, almeno io non le ho viste fino ad ora. Io mi collego a quello che stavo pensando, cioè mi collego a quello che ha detto lui. Cioè, secondo me il miglior modo di fare awareness e engagement contemporaneamente è quello di fare dei contest. Cioè, mi era venuta così un'idea volante, ovviamente stabilita una location e tutto quello che ne consegue, dare la possibilità all'utente di utilizzare in tempo reale il prodotto e competere per chi fa una ricetta, insomma una pietanza più buona, e quindi dare anche un premio che poi è lo stesso prodotto a chi vince. Cioè questo tipo di cose mettono al centro l'utente e danno contemporaneamente visibilità al prodotto e lo fanno conoscere, perché magari chi accetta di partecipare al contest è amante della cucina, sa cucinare, ama cucinare i dolci, ma non ha nemmeno l'idea più lontana che possa esistere questo cacao crudo e tutte le sue proprietà benefiche che ci sono alle spalle. Certo, però questo certo. ti porterebbe via molto tempo per organizzare una cosa del genere, nel senso che è una cosa che magari da organizzare nel momento in cui il prodotto già incomincia ad andare, secondo me, perché comunque è un dispendio di energie, di investimenti e tutto il resto, in sostanza, che fare una cosa del genere comunque diciamo richiede la necessità di, che ne so, prendere uno stand, organizzare uno spazio, cioè tutto molto avanzato, uno stato avanzato del progetto. Diciamo che inizialmente, a parte AdWords e altri tipi di anche se utilizzare la SEO, secondo me fare awareness tramite social, targettizzando in modo molto preciso quelli che sono i target da colpire, può portare a dei risultati molto soddisfacenti, nel senso che qui, diciamo, in questa chiacchierata che stiamo facendo già sono tra virgolette trapelati dei target che possono essere gli amanti della cucina, gli amanti del biologico, gli amanti dei dolci. Non so se ci sia un target su Facebook che identifichi le persone che magari sono vegane, una cosa che vorrei vedere, che devo vedere, però comunque ci dà la possibilità di targettizzare al massimo quelle che sono le persone da raggiungere per diciamo fare awareness appunto del cacao per quanto riguarda questo prodotto, in sostanza. Quello poi c'è. Non lo so, che cosa ne pensate? Sì. Assolutamente, sì, sì, mi sembra, sono d'accordo, cioè ci mancherebbe, secondo sono me d'accordo anche io, assolutamente.
puoi fare tantissimo. Sul dispendio diciamo di energie iniziali è perfetta della giura. Al massimo uno potrebbe virtualizzare questo content, quindi utilizzate i canali social che sono sicuramente meno dispendiosi che uno stand fisico. Comunque potresti provare a, diciamo, incentivare le persone a, diciamo, a spingere sull'acceleratore la fantasia e appunto proporre ricette. Poi ci sono talmente di quelle varianti di quello che ho detto che poi... quello che hai detto tu io lo immagino anche del tipo, ovviamente non so chi di noi lo possa fare una cosa del genere, magari, però fare una ricetta online con il cacao crudo e poi magari lanciare il contest. Però penso che per fare una cosa del genere devi avere comunque già una fan base solida, fidelizzata, che ti segue e che comunque è interessata a questo tipo di prodotto. Comunque, vabbè, lì potresti coinvolgere un influencer che magari ti aiuta a spianare la strada. Potresti coinvolgere qualcuno che, insomma, è già, fra virgolette, radicato un po' nel settore del bio, della salute, come vedemmo anche l'altra volta. Mi pare che ce lo suggerì una ragazza in diretta. C'era un influencer, una donna, che proprio col cacao crudo, forse, mi sembra che faccia comunque dei post inerenti il cacao crudo, le ricette con il cacao crudo. O ricordo male, ragazzi? Mi sembra che... No, da quello che ricordo è semplicemente una ragazza che fa da influencer per, diciamo, il brand più affermato in questo momento sul cacao crudo. Ah, ok, ok. Però, cioè, secondo me nulla vieta di lavorarci un po' su questi aspetti. E anche influencer di vario tipo, cioè, secondo me tutto l'aspetto ecosolidale si presta benissimo a questo tipo di prodotto. Quindi, se becchi il gancio giusto, può essere la chiave di svolta. Sì, sì, assolutamente. Io penso che una cosa alla quale, diciamo, pensavo mentre voi parlavate, è un... diciamo una strategia che... Antonio, sei inquietato. Tra l'altro con un fermo immagine bellissimo. È inquietante. Questo servirebbe una cura a base di cacao crudo. Mi prende i nervi. Però è lui l'amministratore, quindi ora siamo fregati. No, mentre aspettiamo che torni... Eccolo. No, è definitivamente sparito. Le grandi finte di Antonio. Ragazzi, mi avevano sequestrato, ho detto Frost e sono stato intercettato, perdonatemi. Stanno boicottando, l'idea è troppo buona, ragazzi. Sì, la connessione è andata via, è calata. Non avete sentito nulla, quindi ripeto, insomma, immagino. Vabbè, ripeto. Ok, dicevo che praticamente rispetto alla questione ricette, influencer e insomma anche sostenibilità, green e tutto quello che ci gira intorno, Frosta che vende surgelati e che nell'ultimo anno ha praticamente convertito quello che è l'idea dei suoi valori verso la sostenibilità e la naturalezza di quelli che sono i suoi prodotti, quindi senza conservanti, senza comunque nessun tipo di trattamento e per di più a livello industriale la produzione che non inquina, quindi sostanzialmente contro quello che tutto quello che non è insomma naturale, ha fatto una cosa carina sul suo blog, non so se riesco a condividervelo, per quanto riguarda le ricette, cioè ha creato una rubrica in collaborazione con Giallo Zafferano e con altri diciamo influencer, parlo di influencer online principalmente, che appunto si occupano di ricette, i quali ogni due settimane postavano una ricetta interessante, carina, da fare appunto con i prodotti Frosta matchati ad alcuni ingredienti particolari che spaziano dalla cucina vegana a quella che può essere insomma un tipo di cucina differente. Era una cosa carina, insomma, e pensavo che potesse essere simpatico anche sperimentarlo con cacao crudo, ecco, tutto qua. Sì. Ma infatti è proprio questo il punto. Prima Daniele parlava di fanbase, ha perfettamente ragione. Nel momento in cui tu non ce l'hai, da qualche parte devi andare. Il vantaggio del food è che è un mondo immenso, ok?
che ci sono veramente tantissimi utenti che... Ragazzi, è caduto di nuovo, è perché sto visitando il sito di Frosta, quindi mi reintercettano, perdonatemi nel caso, scusate. Ovvio. Dicevo, però la partnership può essere una chiave di volta molto importante, cioè visto che il prodotto X, in questo caso cacao crudo bio, non lo conosce nessuno, non ha una fan base, può entrare in partnership con qualcuno che ce l'ha, e di queste cose ne succedono parecchie, tant'è vero che Antonio ha appena finito di dire qualcosa di simile, cioè comunque il modo in cui sicuramente interagisce con altri che lavorano nello stesso settore. No, ma credo di averla trovata, voglio farvi vedere. Allora, vediamo un attimo se trovo proprio quella delle ricette, che loro puntano tutto sul 100% scelta naturale, quindi in realtà è vero che parliamo di prodotti surgelati, quindi è tutto un altro articolo che non ha nulla a che vedere col cacao crudo che è naturale, genuino e tutto quello che dicevamo prima. Però puntando appunto sulla questione naturale, un po' di nessi ci sono, insomma, con quello che dicevamo noi. E la parte delle ricette dovrebbe essere... Un attimo che ci arrivo, sono lento ma ci arrivo, sto carburando. Prego, prego. Ah, e anche loro, appunto, vabbè, Frosta è comunque una multinazionale, quindi non è che siamo noi che ci divertiamo a fare questi esperimenti, però anche loro, mi ricollego a quello che hai detto prima tu, Fabio, per la questione delle associazioni legate, insomma, alle popolazioni dalle quali viene importato il cacao crudo, che potrebbe essere interessante, con le quali potrebbe essere interessante stringere comunque delle, diciamo, delle, non delle partnership, però delle collaborazioni, per dare l'idea in qualche modo, cioè comunicare il fatto che comunque il cacao crudo è un prodotto che ha un costo, perché, che comunque è basso, perché viene lavorato in quelle, in quei paesi lì. Frosta invece fa una cosa simile, però legata all'ambiente, appunto a una collaborazione con Lega Ambiente, e in questa rubrica praticamente parla appunto del, insomma, della natura, quindi mette risalto sulla natura per dare ancora più enfasi a quello che è il concetto di scelta 100% naturale di cui vi dicevo prima. In realtà escono fuori veramente degli spunti interessanti da queste cose che dicevamo prima. Non trovo le ricette. Ah, eccolo qui. Ragazzi, voi nel frattempo, se volete dire qualcosa, andate pure, io ci metto un po'. No, ma io sono da... più che altro che ha commentato Gaia. Sì. Sì, Gaia ci dice proprio, sono entrata proprio quando mi avete citata, ad ogni modo il brand si chiama proprio Cacao Crudo, ed ha avuto palesemente un'impennata di vendite dopo le storie, dopo le stories dei prodotti iFeed, per usare il linguaggio di Instagram, Giulia Valentina. Quindi effettivamente basta scegliere l'influencer giusta, che sia anche attenta a temi ambientali, e si vola altissimo. Perfetto. Ottimo. Siamo a cavallo. Allora, vediamo se trovo. Questa era la questione che vi dicevo prima di Lega Ambiente. La cosa che mi spaventerebbe di fare una SERP del genere è che c'è da fare tanto contenuto. Sì. Per tutti i possibili utilizzi, quello mi fa fatica psicologica, perché ci vuole un mare di tempo, ricette, formati. Però sì, penso che sia uno di quei prodotti che, se ingrani la marcia, poi il mercato è tuo, e se, cioè, se riesci a farlo diventare quella cosa che la gente poi vuol provare, che diventa un fischiettino, può essere una bella cosa. Sì, infatti sono pienamente d'accordo con te. Vedete, del tipo, in questo caso è una ricetta di involtini di Platessa. Andò a quest'ora, eh? A quest'ora. Sì, proprio giusto per rimanere in tema di quasi all'ora di cena, insomma. E in effetti, appunto, fanno contenuti legati a quelle che sono le ricette che si possono fare con la Platessa. Chiaramente capperi e olive non saranno surgelati, immagino, voglio sperare, però la Platessa è comunque un prodotto che vende Frosta, diciamo, abbinarlo a questi ingredienti, creare quella che è la ricetta, insomma, dare dei consigli, ci mettono addirittura dei video, potrebbe essere carino anche fare qualcosa del genere, potrebbe essere, insomma, un'idea, sostanzialmente. Voglio vedere se c'è qualcosa che scrive
giallo Zaffero. Vabbè, nel frattempo vi tolgo insomma Frosta, perché diciamo che era giusto per darvi l'idea, ci interessa relativamente. Riprendo l'altra la condivisione dell'altro schermo. Per quanto riguarda vabbè, la questione SEO, come dicevamo appunto prima, ci sono parecchie cose da poter fare. Le SERP diciamo che potrebbero essere corredate e riempite di video, sicuramente, perché video non ce ne sono. YouTube è interessante come posizionamento, perché andando su YouTube qualche contenuto c'è, ma è poca roba, quindi ci si vorrebbe posizionare su YouTube e su Google prendendo due piccioni con una fava. Ci sta tutta insomma la fava di caca in questo caso, e potremmo poi ovviamente... È una ricetta da fare. Dici, vai. Una bella ricetta, arrosto, due piccioni con una fava di caca. Sì, è perfetta, è perfetta. Vomitevole. Diciamo che facciamo fare soldi agli venditori di piccioni, noi si vende poco caca, però... Effettivamente... Ci starebbe, ma quella che mi dicevi ieri quando chiacchieravamo della ricetta del cacao crudo con il cinghiale, mi ricordo bene, Fabio. Io non so se era cacao crudo, questo non te lo so dire, era cacao. Però in un ristorante vicino a casa mia mi fu portato, ma non è la prima volta che lo incontro. In quel caso lì erano tipo delle tagliatelle al cinghiale, però rivisitate in un'ottica moderna e chic, per cui c'erano delle fave di cacao. A me, sinceramente, mi dava la sensazione che stavo mangiando una pasta asciutta e cinghiale molto buona e ogni tanto un pezzo d'uovo di Pasqua molto buono. Però non l'avrei mangiato insieme, se potevo scegliere. Che sensazione ti dava? Una sensazione di friano? Non è stata una cosa che ho detto rimangerò. Ecco, in quel caso lì, tra l'altro, essendo proprio la fava del cacao abbastanza grossa, non è un sapore diffuso nel piatto, ma te mangiavi una forchetta di pasta e poi a un certo punto mangiavi la fava di cacao, non mescolata all'altro, perché da sola è un boccone, insomma, certo. Forse la potresti dividere. Quindi non trovai un'amalgama nei sapori, no? Però passavi da un sapore all'altro, entrambi buoni, ma particolare, via. Vabbè, sicuramente insomma da provare, anche se neanche io la proverei. Per quanto riguarda l'aspetto legato a quello che è il diciamo il dominio, pensavamo insomma di scegliere un nome semplice che fosse comunque posizionato per la nostra nicchia, proprio per la questione insomma risorse, tempo e quant'altro, perché si tratta di un esperimento e quindi costruire un'identità di un brand su un brand che non ha già una query di ricerca posizionata. Si può tranquillamente fare una cosa che fanno tutti e che sicuramente ha un grande lavoro alle spalle, però ci occuperebbe del tempo in più che chiaramente bisognerebbe investire risorse oltre quelle che noi abbiamo. Quindi abbiamo scelto magari di usare un nome più semplice che Cacao Crudo Bio, sia per quanto riguarda il dominio che per quanto riguarda il nome del brand, proprio per posizionarci in maniera un po' più veloce, insomma, sostanzialmente, senza doverci affannare per creare quello che è un volume di ricerca in una query che attualmente non c'è. In questo caso la query esatta già c'è, ci sono delle correlate e quindi in termini SEO, ma anche insomma in termini di ADV, insomma, si andrebbe a puntare già a dei volumi di ricerca che esistono, che possono solo aumentare, diciamo così. Quindi partendo da questo presupposto, insomma, questa era l'idea, cacao crudo bio, che comunque incarna in maniera non completa, ma quasi, quelli che possono essere i valori dei quali parlavamo, quindi sostanzialmente il biologico, il naturale, quello che è comunque diciamo la parte legata cioè diciamo non vorrei dire neanche energetico, perché andiamo a finire poi nel settore delle barrette proteiche che non c'entrano con noi, quindi non lo dico, però sostanzialmente i valori ci sono. Quindi da lì puoi creare tutta una serie insomma di contenuti, una comunicazione sia con i social, come dicevate voi, sia per quanto riguarda la SEO, quindi contenuti anche legati a quelli che sono degli articoli, delle ricette, quindi creare delle rubriche differenti. Io mi immaginavo la rubrica delle ricette, la rubrica della storia del cacao, nella quale noi andiamo a parlare appunto anche di quello che vediamo nella parte di schermo che vi ho condiviso, che può essere la questione delle fave di cacao, cioè la parte commestibile delle fave di cacao,
che sono praticamente tratte dai semi dell'albero Teomopra cacao, appartenente alla famiglia dello Sterculiaceae, cioè io non lo sapevo, sono cose insomma che è vero che non lo sapevo, magari lo sapevate voi, però sono cose che sostanzialmente è curioso insomma approfondire, anche perché poi si va a finire a quella che è la parte legata alla differenza fra il cacao cotto, che perde le sue proprietà proprio quando subisce la tostatura, e il cacao crudo, che invece non subisce la tostatura. È un processo che avviene a 140-150 gradi centigradi e determina quella che è la maggior parte insomma della conservazione dei nutrienti, quella che è la non cottura del cacao, mentre quando il cacao viene cotto a queste temperature perde tutto e quindi diciamo fa male. Abbiamo perso Fabio, però penso che ritornerà a breve. È scappato via così. Forse quando ho detto cacao non gli è piaciuto. E quindi niente ragazzi, questo, ci sono diverse cose da dire anche riguardo alla questione delle diverse qualità di piante di cacao, che vanno dal criollo al forastero, al trinitario, quelle più diffuse nell'America centrale piuttosto che nelle altre parti del mondo. Insomma ci sono diverse cose da dire. Mi è suonato il campanello. Ah ok, pensavo che il cacao ti avesse fatto scappare. No, volevo però aggiungere una cosa. Vai. La questione delle vitamine è una cosa che spesso va raccontata. Sì. È la quantità, perché in dei casi si decantano proprietà miracolose di un prodotto, sì, di cui però ne consumi 5 grammi, no? Cioè, è come se mangi il sale rosa dell'Himalaya che contiene lo 0,5% di X. E fra l'altro oggi il sale rosa dell'Himalaya io ho sentito dire che non fa più tanto bene come dicevo. No, vabbè, è molto sottile appunto la faccenda, era solo per fare un esempio. Però di sale te in un giorno, si spera, se non vuoi morire male, ne consumi pochi grammi, quindi pure essendo al suo interno percentualmente presente, complessivamente rischia di essere poco, perché te di quell'alimento ne consumi poco. Quindi, cioè, ma tipo, va anche lì, andrebbe raccontato bene, dice ok, nella fava di cacao te troverai questa sostanza, quindi se vuoi raggiungere la GDO, la reazione giornaliera consigliata, potrebbe essere bello per d'estate, vuoi dimagrire, ti fai un bel gelato con 50 grammi di questo e sei a posto con questi micronutrienti, cioè quindi proprio dare un uso pratico della sostanza. Sì, assolutamente. Infatti ti ho messo a fianco quello che nell'articolo che stavo leggendo prima dice su 100 grammi di cacao crudo, insomma, le proprietà che ci sono, insomma, quello che apporta sostanzialmente. Quindi ci troviamo su questo. Appunto l'apporto dei sali minerali come potassio, sodio, fosforo, 3 grammi di lipidi, quindi comunque diciamo... Comunque a livello di fitness è utilissimo, Non ho capito, dai, scusami. Le persone che fanno comunque fitness, palestra, secondo me è buono. Credo che comunque ci sono proteine, ci sono carboidrati, ci sono fibre, cioè amminoacidi. Allora, aspetta, i lipidi contenuti sono in abbondanza l'acido elico, stearico, palmitico, per quanto riguarda la composizione proteica, noi vediamo la presenza degli amminoacidi. Cioè, guardi, a livello energetico, secondo me la barretta proteica potrebbe essere un buon prodotto. Secondo me anche per questo comunque molti competitor che stiamo vedendo anche in Google Shopping alla fine fanno la polvere di cacao da sciogliere in acqua a seguito dell'allenamento o prima dell'allenamento, poi questo è un qualcosa che bisogna stabilirlo. Però secondo me funziona molto da questo punto di vista, anche se comunque lato ricette, roba varia, si potrebbe comunque provare a spingerlo da questo punto. Guardate questo banner, disintossicate il fegato, di sotto cacao crudo. È perché benessere, questa è una display proprio targetizzata al massimo. Comunque se hai visto c'è pure la vitamina B che fa bene ai capelli, a saperlo prima. Infatti sì. Sì, è un'ottima idea, infatti ci stavo pensando anche io. Fabio ne fa un uso spropositato a quanto pare. Ma lei deve avere delle piantagioni di cacao crudo, non me la conta. Alle mie spalle vedete una serra, non so se lo vedete, c'è una serra idroponica,
ora c'è il cacao crudo. Ecco, dici la verità, cacao crudo sei tu. Certo. Vabbè ragazzi, diciamo che abbiamo sviscerato diverse cose secondo me questa sera. Non so se voi avete altro da aggiungere. Io direi che giusto per dare un'idea a chi insomma ci ha seguito, chi vedrà insomma la live anche in on demand, abbiamo dato un'idea di quello che insomma è stato il nostro primo approccio a questa cosa e di quelli che sono i primi aggiornamenti. Diciamo che le idee sono più o meno queste, siamo orientati su questo tipo insomma di percorsi qui, e il nome sarà Cacao Crudo Bio. Quindi, partendo da questi presupposti, colori e tutto quello che abbiamo detto prima, se avete qualche idea, qualcosa da dirci in più, qualche considerazione, fatecela pure nei commenti senza alcun problema. Non so se voi avete altro da aggiungere, ragazzi. Sì, mi è venuta. Ho appena realizzato una cosa, che abbiamo appena fatto uno strumento di marketing bellissimo, perché abbiamo fatto conoscere l'esistenza del cacao crudo a tutta la nicchia di SEO curiosi che si divertono a guardare questi video, a cui quindi diciamo assaggiate il cacao crudo, non perdete un alimento eccezionale. Sì, è vero. Potremmo sfruttarla questa cosa, dai. Scusa Antonio, ma di voi tre chi l'ha assaggiato il cacao crudo? Qualcuno di voi? Io personalmente mai. E anche io forse in questa pasta asciutta, però non ho capito se era crudo o cotto. Quello non lo so, credo crudo. Era una, immaginati una grossa mandorla marrone scuro, dalla consistenza difficile da spiegare. Quando ti è mai capitato di mangiare un cioccolato molto puro, quasi farinoso? Però non durissimo. La durezza era oddio, non so trovare un paragone, più morbida di un arachide, cioè si sbriciola bene, non opponeva una grande resistenza. Comunque, propongo una cosa, se in una determinata fase ci sarà sicuramente un obiettivo da raggiungere, se lo raggiungiamo ci facciamo una bella torta a base di cacao crudo e ce l'assaggiamo live tutti quanti. Sì. Diamo anche il parere a tutti quanti. Sì. Perché non provare una pizza a cacao crudo? Dei commenti qualcuno può proporre qualcosa che magari a noi ci sfugge in questo momento, non so, dite la vostra, se avete una ricetta, qualcosa, se lo mettete anche nella pasta col sugo, diteci un po' come l'ho utilizzato questo cacao. Io lo sto scoprendo grazie a questo progetto, tutte le proprietà benefiche, ripeto, ed è veramente molto interessante. Io sarei curioso di provare gli spaghetti al cacao crudo, non so se esistono, mi pare che l'altra volta di Daniele. Sarei curioso, non so se... Potremmo fare un ebook e vendere l'ebook sul cacao crudo. Con tutte le ricette... Potrebbe essere un'idea interessante. Tutte le ricette raccolte per il cacao. Un impacco per capelli live, dice Gaia. Sì, anche. Volendo sì. Per me ci sta tutto l'impacco per capelli live. Fabio ci fa da influencer che insomma dimostra che funziona l'impacco. Diamo l'immagine che magari esce dall'acqua, da una piscina. Esatto. Se vogliamo far venire il vomito a tutti e quindi sperare che dopo abbiano fame, posso essere... Sì, potresti prestarti. Data l'ora di cena, potresti prestarti alla cosa. Sì, per i prodotti dietetici, se va fatto passare l'appetito, la mia immagine è perfetta. Vabbè, anche la nostra che ci immergiamo, che ci facciamo questo impacco, non sarebbe delle migliori, forse sarebbe anche peggio. Quindi, però vai, ci può stare, può essere un'idea. La prendiamo in considerazione sicuramente, ragazzi. Se per me ci sta, io mi presto. Beh, se non ci sono altri commenti, io direi di chiuderla qui e diciamo rimandare tutto al prossimo appuntamento fra due giovedì per dare ulteriori aggiornamenti sulla questione e sapere cosa ne pensano insomma coloro che ci hanno ascoltato stasera. Quindi, oltre all'impacco live che ci ha suggerito Gaia, che noi abbiamo già preso in considerazione, qualche altra idea non ci dispiacerebbe. Io vi ringrazio e ragazzi, grazie per aver partecipato. Un saluto, grazie a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao, Gaia.
Cosa? Ciao Gaia. Ciao Gaia. Ciao Gaia. Ciao Gaia.